Gli interventi strutturali nella chiesa medievale di San Martino hanno permesso il rinvenimento di elementi che coprono un arco cronologico che va dalla tarda antichità al pieno medioevo. I resti scheletrici di 17 individui rinvenuti in giacitura secondaria in corrispondenza dell'abside dimostrano che l'area è stata adibita a lungo alle inumazioni. Le strutture rinvenute durante il recente restauro della chiesa medievale di San Martino, risalente presumibilmente al XIII secolo, costituiscono il peristilio di una domus romana situata nel settore orientale del centro storico. Una prima occupazione del sito in età tardo-repubblicana è testimoniata dai lacerti di un mosaico pavimentale a minute tessere nere con inserimento di scaglie marmoree policrome, riquadrato da due fasce bianche intervallate da una nera, che risalgono forse ai primi decenni del primo secolo d.C. In età imperiale, l'impianto fu interessato da profonde trasformazioni. In particolare, il livello pavimentale venne rialzato per ospitare un peristilio di quattro corridoi porticati intorno ad una zona centrale scoperta, a cui successivamente fu aggiunta una vasca di fontana. All'interno degli ambienti è stato rinvenuto un accurato sistema idraulico di canalette di adduzione e deflusso delle acque. È probabile che il peristilio abbia avuto continuità di vita dall'età augustea fino al III secolo d.C. Tra i materiali raccolti ci sono frammenti di un capitello corinzio, un'antefissa fittile a testa di gorgone relativa alla decorazione del tetto, una porzione di statua femminile in marmo lunense, una colonnina in marmo sormontata da un vaso da cui fuoriusciva l'acqua della fontana, il frammento di un'iscrizione, vetri e pedine lenticolari, una bianca e una nera, usate in età romana in diversi giochi da tavolo.